Ciao ragazzi e bentornati con Final Fantasy VIII, finalmente Maus via. Come al solito, non so perché ma me ne accorgo sempre tardi. Partiamo un po', allora. Ah, ecco appunto, stavo per dire dove dobbiamo andare. Rinoa è uno schianto. È tutto nelle tue mani. Guardate. Oh, non è bella, eh. Mamma mia, che spettacolo. E aspettate di vederne i CGI. Scusa. Dai, andate a sto concerto. Non mi va. Ma come? Ma chi è che sceglierebbe delle opzioni del genere? Boh. Benissimo. Wow. Sì? Grazie, Irving. Squall non è d'accordo. Posto perfetto per una serata memorabile. Memorabile. Vi ho tenuto un bel posto. Ci ho lasciato una rivista sopra. Andateci pure. Mi ringrazierei dopo. Pensate a divertirvi. Si preoccupa un po' troppo. Poi nel frattempo ci provo con queste per... No, dai, sto scherzando. Vai, selfie. Vai! Lascia perdere. Vediamo un po'. Veloce, veloce, veloce. Perfetto. Oi, oi, oi. Squall. Questo concerto è dedicato a te. Speriamo bene. Rinoa, tocca a te. Wow. B. Ah, X inquadratura. Però. Direi che possiamo andare avanti, eh. Infatti, questo è il nostro posto, eh. Già, una rivista erotica. What? Cos'hai in testa quello? Che forti che sono, mi devi parlare. Dai, dichiaratevi ragazzi. Scuola è sempre molto diretto, eh. Effettivamente. Squall impazzito. Cosa fai? Un volo di 30 metri. No, scherzo. Che romantici. Quello adesso dice un bel ragazzo. Dove? Dove?
Skull, buttati, cavolo! Mi sembri me stesso quando avevo 14 anni che non capivo niente, cacchio. Niente ma. Ma perché è così negativo? Infatti. E per il presente? Baciarlo. Ah. Vabbè, allora stai lì nell'angolo, dai. Cantano e suonano come pazzi. Vabbè. E beh, finita così la serata. Che finale è? E qua mi sa che si va nei ricordi di scuola, eh? Eccolo appunto. Finito così. Arrivo? Comandante. What? Comandante Siskol. Vamos. Vedete come zampetta, sentite? Incredibile. Terzo piano. Buon lavoro. Thank you, thank you. Bene. Rotte di viaggio e dei piani di battaglia. Lascia riposare Selfie. Ha detto che è stanca, ma non mi ha detto il motivo. Credo sia esausta dalla missione alla base missilistica. Che ne pensi della divisione dei ruoli? Ti va bene? Sì. Si può muovere. Grande Nida, grande. Ok. Dobbiamo tornare a Balam, va bene, ma noi prima salviamo la partita perché vogliamo battere a carte. Shoo! Niente, in realtà speravo di andare giù, ma non si può, per cui parliamo qua prima. No. Poi là, eccolo qua. La regina dei cuori del gruppo CC. Quando ti va iniziamo pure. Certo, ma non ora. Prima voglio salvare. Dai, partiamo. Vediamo un po' com'è. Chissà come sarà guidare il Balam a velocità 3x. No, il discorso no. Allora, mettiamo tel e quistis. Ok. Vediamo un po', raga. Vediamo un po', eh. Dove possiamo andare? Palamb.
qua. 3 per. Wow, che bello. E senza 3 per è decisamente più lento. Qua, eh. Porca vacca, questo qua cos'è? Il Garden di Galbadia, forse. Sti cazzi. Come si fa a tornare? Ah, ecco, così. Bene. Allora, io direi di battere Shu a carte, eh. Salviamo la partita. Allora, ragazzi, proviamo a battere la regina di carte, eh. Sei. O almeno ci proviamo. Sì. Peccato, speravo che iniziasse prima lei, onestamente, va bene. Giustamente. Ce la faranno i nostri eroi? In teoria sì. Perfetto. Per culo ho vinto, però ce l'ho fatta. Carta nuova no. Carta nuova sì. Carta nuova sì. Ho perso. Sapevo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato. Già. Ma accetto la sconfitta. Sei la seconda persona con la quale perdo. Chiaramente l'altra è il re del gruppo CC, il signore delle carte. Si farà vivo sicuramente ora che hai sconfitto le quattro figure del gruppo CC. Ma è una figura un po' volubile, forse meglio che lo cerchi tu. Ma dopo, ok, adesso che ne dici se facciamo un'altra partita? Neanche morto, basta e avanza così. Per proseguire con la quest delle carte, la fase finale della quest delle carte, perlomeno per quanto riguarda l'achievement, per quanto riguarda battere il gruppo CC, adesso vi faccio vedere. Dobbiamo parlare con una persona, fidatevi, a dir poco insospettabile, perché trovarla per puro caso sarebbe stato veramente difficile, ma io so già chi è, per cui bene, devo solo ricordare dov'è il posto. Dovrebbe essere di qua. Già. Avete capito? Bravo, hai sconfitto le quattro figure del gruppo CC. Chi io? No. Non ho più niente a che fare con il gruppo CC. Capisco i tuoi dubbi, va bene, a te posso anche dirlo. Sono stata re per molto tempo, ma 4 anni fa ho abdicato in favore di una ragazza. Immagino tu voglia sapere chi sia, mi dispiace, ma in questo non posso aiutarti. Devi cercarla da solo, sono certo che presto la troverai ora che hai sconfitto le quattro figure. No. Avete capito, ragazzi? Non è più lei. C'è una figura misteriosa che ha preso il suo posto. E per batterla bisogna fare così. Allora, andare al dormitorio. Salvare. No, questo lo faccio per il mio bene, in realtà, perché non voglio perdere carte rovinosamente. Vorrei stare da solo. Scusa, lasciami da solo. Ah, non si faceva così. Ho sbagliato qualcosa allora. Sì, ok, adesso bisogna interagire di nuovo con le cose. Mi riposo un po'. Ecco, adesso. Adesso è giusto. Vediamo un po' se ho fatto bene. Niente. Ma come cazzo? Qualcosa non quaglia. Ecco ragazzi, facendo 3-4 volte mi riposo un po', mi riposo un po', mi riposo un po', alla fine è venuto fuori questa scritta qua prima di svegliarsi. Hai sconfitto le quattro figure, sei stato abile. Hai sconfitto il supremo guardiano del gruppo CC. Sono io, Questy Strap. Mi presento a te in uniforme. Davvero, Squall, sei incredibile. Come hai fatto a diventare così forte in così poco tempo? Aspettavo da molto questo momento. Giochiamo. Già, è Questis il capo di tutti.
Vediamo un po' se così riusciamo a combinare qualcosa. Bene. Allora. Così. Che tanto qui se non ce la frega nessuno, direi. Molto lenta a pensare, eh. Cavolo. Mamma mia che lentezza. Allora, vediamo un po' qua cosa possiamo fare, Così, e non ce la frega più nessuno in teoria, E qua però, vabbè, sacrifichiamo questo. Ah no. Buono. Bene, abbiamo vinto allora. Poi là. Per poco, ma abbiamo vinto. Maestro, battuto tutti i membri del gruppo CC. Bene. Incredibile, ho perso, ma non cantare vittoria, hai vinto una volta sola. Combatteremo ancora in futuro, come uguali rivali. Se vuoi ci scontreremo di nuovo al ponte di comando del Garden. Ci vediamo dopo, Squall. Bene, bene, bene. Ok, e anche questa è fatta. Salviamo. E adesso possiamo proseguire allegramente con il gioco. Allora, in questa puntata, dopo aver visto quello che avete visto, abbiamo progredito un po'. E adesso andiamo un po' all'esplorazione del mondo esterno, che non è Balamb, perlomeno non subito. Facciamo prima una cosa, diciamo, secondaria, che è andare in una locazione ben a nord della mappa. E adesso vedrete, Zell e Quistis. Vai. Allora, ragazzi. Wow, che bello. Qua c'è il buco del Garden. E noi vogliamo andare di qua. Garden di Trabia. Villaggio degli Shumi. Esattamente lì vogliamo andare noi. Al villaggio degli Shumi. Ci riusciremo ad arrivare? Teoria, vero. No. Ah, perfetto. Eccolo qua, ragazzi. Guardiamo un po' che tipo di mostri ci sono qua per curiosità. Prima salviamo però, Non vorrei fare strada per niente per poi morire rovinosamente. Anzi, addirittura, ci sono le junction da rifare. Allora. Shiva. Siren. E Brothers. DF, ovviamente magia e assimila. Qua spirito più 40 e HP più 20. No. Poi junction magie. No, dov'è? Ah, out, eccolo qua. Difesa. Poi Skull, siamo già a posto. Junction GF, mettiamo Ifrid, Leviathan e basta. Bene. E qua auto. Ah, perché non ha magia di nessun tipo. Allora, Quistis. Prendi da Irvin. Ok. Junction. Auto. Attacco. Beh, e adesso proviamo a battere dei nemici che ci sono qua. Vediamo un po' cosa c'è. Oh, Mesmerize si chiama questo. Me lo ricorderò sempre io. Vediamo un po'. Doloroso, Infame. 128. Un po' pochetto, Energia, Raze. Questo qua è forte, cavolo. Raze, come? Impossibile.
4. Insomma. Direi che è importantissimo. Buono. Vediamo se parte prima. Okay, perfetto. Ho la mano pigra oggi, non so perché. Guardate, qua sono di ghiaccio, perché cazzo ho messo Shiva e non si sa. Comunque va bene, dai. In realtà ha fatto effetto lo stesso, va bene così. Vediamo un po'. Che cazzo, un metro ho fatto. Un metro ho fatto, vabbè. Vai di Wraith. Ma perché è impossibile? Tua mamma caprona. Vai di GF adesso, eh. Au. No. Tra l'altro a 3x non so cosa voglio tenere, comunque va bene. Abito eroico. Che culo. Basta. Basta combattimenti, eh. Vediamo un po' cosa c'è qui, ragazzi. Una location segreta, eh. Sì. Proviamo una volta sola, eh. Ultima. Ne è valsa la pena, ragazzi. Fidatevi. Ultima credo sia la magia più potente del gioco, se non ricordo male. Per cui va bene così. Sedetevi pure. Benvenuti al villaggio degli Sciumi. Il vostro accesso è stato approvato. Vi auguriamo... Vabbè, un soggiorno. Questo ascensore fa pochi... Fanculo, cazzo. Non sono neanche 3x. È proprio veloce di suo. Siamo arrivati. Bene. Villaggio degli Sciumi, ragazzi. Da dove veniva il Supremo Norg. Si è visto anche. Solo che il Supremo Norg era una cosa... enorme. Enorme. Ok. Addirittura si divertono a scavare nei tunnel, vabbè. Questa musica. Oila! Ma è un mini Shumi questo. Sì. Ma che cazzo? Ok, interessante come cose. Va bene, allora ragazzi, questo qua direi che è un vicolo cieco, eh? Oh, che bello!
è partito il carillon. Bellissimo. Bene, però qua non c'è niente da fare in realtà, eh. Vediamo un po' cosa c'è qui. Niente. Mi sembrava che ci fossero delle magie nascoste da qualche parte, ma non mi ricordo. Sì. Ok. Togli? No, niente. Vabbè, stai lì per ora, dai. Oh, che bello il ranocchio. Ecco, in teoria qui ci dovrebbe essere Timber Maniacs. Benissimo. Che bello! Ah, quella è la macchina che abbiamo usato noi. Che simpatici che sono. Che belli! Ok, e ce ne andiamo. Vediamo un po' cosa c'è da guardare qua. Oilà, ragazzi, oilà, avete visto? Assomiglia molto a Laguna. È Laguna quello lì. Eh già. Grazie mille. Addirittura. Zè, sei proprio una bestia. È vero, è vero. Confermo. Firaga. Bello. Adesso ci andiamo, sì. Zell, tu sei una bestia, fai sempre cazzare tutti, cavolo. Ma quindi questo villaggio qua è un punto cieco? Non ha un senso, no? Boh, vediamo un po'. Ok. Allora, vediamo un po' che magia c'è qua per curiosità. Blizzaga. Buono. E un Tundaga non c'è mica da qualche parte, no? Peccato. Benvenuti! Se siete venuti fin qua, dovreste conoscere il Grande Laguna. Siete i benvenuti, lasciate che vi parli di lui. Sono passati 17 anni da quando lo trovammo ferito e lo aiutammo. Stava andando a salvare una bambina di nome Elione rapita da Estar, la sua nipotina. Rimase presso di noi per rimettersi dalle ferite. Per spezzare la noia si mise ad insegnare ai Mumba a parlare. Perché? Glielo chiesi anch'io. Lui rispose che la lingua è una cosa utilissima che tutti dovrebbero conoscere.
Perché pagliaccio, poverino? Lui è una bestia a scuola. Piacere mio, vero? No! Non voglio giocare a carte con te. Aspetta. Cioè? Vabbè, andiamo a sentire cosa vogliono al laboratorio, eh. Ho fretta, ho fretta, ok. Tu, dimmi cosa ti serve. È quella lì? Che culo! E la pietra del vento che colore è? Vabbè, dobbiamo cercarla quella, eh. Di che colore sarà la pietra del vento? Punto di domanda. Dov'è più che altro la pietra del vento? Qui? No, eh. È questa? Oilà! Benissimo. Queste cose qua me le ricordavo vagamente, ragazze, da quando ho giocato sulla Play 1. Tornando poi a intuito però, eh. E anche premendo A a caso, per interagire. E vai. La pietra vitale. E ecco, anche questa qua, bene o male, penso di ricordarmi. Vediamo un po' se ci riesco, eh. La pietra vitale si trova dove c'è vita, quindi via per di qua, mi pare. Ecco. Le radici di un albero. Dai su. Tutto a memoria. Sono passati tipo, boh, 20 anni, credo, da quando ci ho giocato, eppure mi ricordo ancora. Ci ho proprio messo male. La pietra ombra, eh? Ombra e acqua. Ok. Vediamo un po'. Allora, quella d'acqua sono abbastanza sicuro, ragazzi, che si trovi qua, sullo stagno. Quella d'ombra, invece, quella non mi ricordo, sapete. Quella d'ombra mi sa che dobbiamo andare proprio ad intuito. Proprio non mi ricordo quella. Perennemente all'ombra. Perennemente all'ombra, eh. Qua dietro magari. O qua. La pietra d'ombra. Penso che mi avesse creato confusione anche la volta che lo giocai su PlayStation 1. La pietra ombra. Ah,
vedere che è questa qua dietro. Ancora. No, questa qui dietro. Questa qui dietro scuole, no? No, mi sa di no, eh. No. Grazie. Non mi ricordo, so che quella d'acqua è qua, cazzo, ma quella d'ombra. Qua forse, no, boh. Qui no, eh. Pare all'ombra qua, però evidentemente non abbastanza. Qua c'è quella del vento, giusto. E qua davanti? Qua c'è una porta, per cui no. Qua c'è la locanda. Vediamo se magari qua sopra da qualche parte, ma no! Ma onestamente dubito, eh. Ma va. Ah no, ok. Ho visto un e allora mi sono subito insospettito, ma in realtà no. Non è di qua, eh. Non è di qua. Allora, ragazzi. Dai, basta! No. Mi sono bene o male ricordato di dov'è la pietra, ma in realtà mi sono anche mezzo aiutato con una guida. E c'è un motivo, non l'avrei mai trovata altrimenti, eh. L'avrei mai trovata da solo. Perché la pietra non è dentro il villaggio, ma poco fuori dal villaggio. Ecco perché era difficile da trovare. Allora, intanto qua ci prendiamo ultima, assolutamente sì. Anzi, se potessi le prenderei tante tante volte. Ecco, magari se ne è proprio tantissimo, comunque va bene. Secondo voi dov'è un posto perennemente all'ombra? Già. Comunque è una bastardata, eh. Bene. Gli infami. Anche perché cosa vuol dire perennemente all'ombra? Ma se c'è il sole che gira, no? Come cazzo fa ad essere perennemente all'ombra? Per quello che è un po' fastidioso come cosa. Comunque va bene. No, no, c'era un coso qua. Due. Ma dai, che spreco. Artigiano, tieni. La pietra d'acqua. E questa qua è pretty simple, abbastanza facile, piuttosto facile. Chiaramente è qua, vero? Sì. Ce l'ha la ranocchia, maledetta. E vai. Una pietra che avete scartato. E qua viene la parte difficile, perché veramente bisogna cercarla in tutto il villaggio. Ma io purtroppo ho visto la guida, purtroppo bar per fortuna, e so dov'è l'altra pietra. E anche qui vi assicuro che non la trovereste mai. No. Sbagliato casa. Là. Quante volte si rigenera sta qua? Vabbè, bene. Non è che ci dispiace, eh. Ecco, adesso ditemi perché la pietra d'acqua dovrebbe essere lì. Serve solo per lavare le cose. Ma dai, che spreco! Che spreco! Raga, a me 3. Ma dai, vabbè.
L'anziano ci aspetta. Secondo me ci vuole uccidere adesso, eh. Se è come Norg, poi. No, sto scherzando, ragazzi. Non credo. O almeno spero. Non ho idea di cosa sia, eh. Come non lo vedono? Secondo me mi sta perculando. Cosa? Avere l'onore di vedere il palmo della sua mano. Che culo! Ma va a cagare. Cioè, il dono era vedere il ma la mano? Ah, ecco. Vediamo. Piuma di Fenice. Spiego che vuol dire. Beh, Squall fa il filosofo. Boh. Ma io volevo qualcosa di materiale. Ah, bene, dai. Che forti che sono. Ma la piuma di Fenice cosa fa? Usandolo in battaglia. Usandolo in battaglia. Nah. Bah, vabbè. E anche questa è fatta, ragazzi, eh. Adesso andiamo in un altro posto molto bello. Allora, ragazzi, adesso prossima direzione via per di qua. Voi vi starete chiedendo, ma cosa c'è via per di qua? Adesso lo vedrete, lo vedrete. Comandi l'Elgarden, ma non me l'ha detto prima, me lo dice adesso. Vabbè. Allora, andiamo di qua e vediamo un po', facciamo il giro giustamente. Vediamo se riusciamo a raggiungere quello che voglio raggiungere. Riusciamo a salire di qua? No. Tra l'altro ci sono dei posti stranissimi in giro per Final Fantasy 8, eh. Ci sono due posti particolarmente belli da farvi vedere che però per il momento sono un po' inaccessibili perché sono troppo difficili, diciamo. Troppo difficili. Come cazzo si fa a salire qua sopra? Ah, eccole qua, perfetto. Scendiamo. Salviamo, scusate. E prepariamoci, eh. Anzi, livello un po' io qui. Allora, ragazzi, ho fatto qualche combattimento qua e là, adesso possiamo entrare qui. E vedere un po'. Ecco, 20 minuti di tempo. Il mio nome è Odino. Come Odino?
E qui abbiamo un nemico non indifferente, che è Tom Barry. Vediamo che magia. Impossibile assimilare, bene dai. Impossibile assimilarti, venisse del bene. Vediamo un po'. Attiviamo zero incontri, visto che ci siamo. 2000 di vita, benissimo. Sempre più vicino, non so se l'avete notato. C'è un motivo, eh. No! Cazzo! 900 solo, che mezza sega Ifrit. Mamma mia. Sempre più vicino questo, eh. Bene dai. Ecco Shiva. Credo sia GF più forte che ho per il momento. Ma vaffa. No, anche Diablo, eh. Non scherzo mica, con 2000 di danno. Buono. Coltello da chef, ammirate. Ecco, ucciso un GF così. Già. Ancora? Cazzo. No, mi ero dimenticato. Vabbè, ok. Potevo fare il Gunblade e togliere 100 in più. Pazienza. E questo qui, ragazzi, è un nemico comunissimo, eh. Non è nulla di particolare Tom Barry. Quello è il problema. Ma com'è che muore sul fame? Buono. E non muore, eh. No. No, Zell, no. Aio. Il problema è che Tom Barry, una volta avvicinato, ovvero com'è in questo caso, fa un attacco dietro l'altro, che all'inizio vi dà un po' di tempo prima di raggiungervi, ma dopo è una macchina da guerra. Quando cazzo muori, maledetto? Ce l'ha supporto. Questa qua è la prima volta che vediamo Leviathan. No, porca vacca, tu quattro. No, l'abbiamo già visto in realtà. Ma va, mi sono distratto guardandolo. Che cazzone. Vabbè.
No, non è che hai visto quanto gli ha tolto quell'altro. Vabbè, dettagli, dai. Cosa? Con Barry è caduto. Bene, dai. Mi sa che siamo ancora un po' troppo debolucci, eh? Per fare sta parte qua. A parte il fatto che potremmo semplicemente scappare in realtà dall'incontro, eh. Nessuno ce lo proibiva. E non muore. Quanta vita ha sto infame. Incredibile, eh? No. Vediamo un po'. Dai, non male. Ormai Squall con Shiva, ah no, con questa ha una affinità altissima, porca vacca. Ci mette pochissimo ad evocarla. È morto. Finalmente. Come? Bene. Allora ragazzi, disabilitiamo gli incontri e andiamo a fare sta specie di dungeon, ok? Vi assicuro che senza disabilitare gli incontri diventa veramente difficile come cosa, eh? Drain, ok. Qua non si può. Vediamo un po' di qua. Andiamo dentro e vediamo un po' che succede, eh. Ok. Su. No, volevo andare di là io. Si può? No, mi sa di no, eh. Ah, l'abbiamo accesa, ok. Vai giù. Squall, vai giù, cazzo. Squall, cosa fai? No, giù. Airo. Vabbè. Ah. Si può
usare la scala lì adesso. Vabbè, vediamo un attimo se riusciamo di qua in qualche modo magari. Allora, andiamo su e vediamo un po' se ce la facciamo, eh. Poi là. Di qua non si può. Qua. Lo prendo. Credo. Bene. Ok, allora andiamo avanti. Questo qua mi ricorda che era difficoltoso come cosa da fare, eh. Pain. Vabbè. Di qua non si va da nessuna parte, no? Bene. Nove. Ah, ma io non lo so il codice, cazzo. Ah, ho capito. Ho capito. Adesso mi è venuto in mente. Ok. Adesso ha senso, ragazzi, vediamo un attimo. Gli occhi bisogna mettere di qua e dopo là. Ok. Zero zero sette tre sette. Zero zero sette tre sette, eh. Vai su, Squall. Ah. Vediamo un po'. Zero, zero. Sette. Tre. Sette. Codice valido. Bene, bene, bene. Vediamo un po' che succede ora. Mi è venuta in mente una cosa. Vediamo un attimo. Ok, ragazzi. Eccolo qua. Bene, alla fine siete arrivati. Preparatevi, ma ricordate, non avrò pietà. È scritto che il debole perirà, ma il valoroso vivrà nella gloria. Riuscirete a fermare la mia spada? Mostratemi il vostro valore e la mia spada in futuro sarà con voi. Si dia inizio al duello, dunque. E questo, ragazzi, è un incontro molto molto strano che adesso vedrete. Beh, ma sicuramente lo conoscete già. Intanto, è cazzuto. Vediamo Diablos. Shiva e Ifrid. Sperando che gli faccia molto molto male. Me lo auguro. Però 5 minuti sono pochissimi per battere, eh. No. Ecco appunto. Sprecato già 30 secondi di battaglia. Peccato. Non tanto, eh. Guardate questa, il come va.
con l'affinità al massimo, è una roba incredibile. E non era neanche 3x il tempo, eh. Era tempo normale. Cioè, una roba fenomenale, lo so. Ok. 700 solo. Non so perché, ma non credo che ce la faremo, eh. Dai, un altro po'. Niente. E questa batte tutti! In 3 minuti. Impossibile. Vi starete chiedendo perché Odino non fa niente? C'è il motivo, ragazzi. C'è il motivo, ve lo assicuro. Perisci, maledetto. E avrò tirato un 6000 di vita, via. Penso di sì, eh. E questa batte tutti, ha fatto finish. Pochissimo tempo. Vabbè. Beh ragazzi, il lato positivo è che vedrete l'attacco di Odino. Il lato negativo è che dovrò rifare, ma comunque non vi preoccupate che taglierò, eh. Taglierò, lascerò solo il combattimento. Non vi preoccupate. Ce l'abbiamo fatta. Ok. E vai! Esseri meravigliosi o miseri mortali, metterò la mia spada a vostra disposizione. Avete invocato il mio aiuto ed io, magnanimo, vi aiuterò. Eh? Però... Odino non è un vero e proprio GF, eh? Infatti qua non lo troviamo. Comunque ragazzi, in questa zona non è ancora finita la roba da fare, eh. E adesso ve la spiego senza troppi problemi. Battendo Tot Tonberry, che è il nemico bastardo che avete visto prima, ci sarà una super ricompensa fortissima. Ovviamente non vi farò vedere che io batto tutti i 7 miliardi di Tonberry, però vi farò vedere il combattimento finale, quello sì. Per adesso la puntata è finita, grazie e alla prossima!